Ciao! Allora, abbiamo pensato di farvi vedere la postazione make-up, la nostra postazione make-up, che abbiamo considerato che è circa il frutto di un anno di mania. Si può dire così. È creata dal niente, siamo soddisfattissime e ora ve la facciamo vedere. Aspettiamola. Allora, questi tre. Vediamo da questi qua, che sono quelli dell'IKEA famosissimi, sarebbero portaposate, sì. Cosa del genere. Questo ci teniamo le spugnette da lavare. Tutto, anche pennelli. Pennelli, pettini, tutto. Qua di solito ci mettiamo le spugnette pulite. Uh-huh. Si vede? Sì, ce ne sono poche. Qua ci sono... Possibile che non sappiamo dove mettere. Ci sono i pennellini di sciata, i lucerotti... Le caramelle, cose che non servono a niente, ma sono lì. Poi. Qua c'è... come si chiama? Dai, aiutami. Apri. La, questa, vabbè. La cosa un portaggetti. Qua ci sono i campioncini, ciglia finte, i cosini di Essence e i Deplian... Della neve. Della neve, l'Anicus, Essence, cose così. Qua c'è la BB cream, il fondotinta, le due BB cream di Essence, chiara e scura, ancora fondotinta di Laria, la My Base ancora, ancora qua. Essence e questo di Kiko, quello verde, che però sta per scadere. Sono due primer, c'è anche quello di nuovo. Scade nel 2013. No, a febbraio 2013. Presto. Poi c'è la cerniera sopra. La cerniera? C'è qualcosa? No. Sì, mi sa di sì, mi sa che sono lì le forbicine che cercano. Oh. Non so, no. Ah no, c'è un pettine e... un'isca di pesce. Che mi sembra di aria, infatti è verde. Giusto. Qua il mio specchietto è distrutto. I tissue. E poi c'è questa. La scatolina l'ha fatta Ilaria. È fatta con... era un cotton fioc. Ah, no, del vanish. La scatolina del vanish in pasticche. Tabs, come si chiama? Sì, vabbè, per la lavatrice. Ci sono i pigmenti... No. Le pagliuzze di Essence, la mixing solution, le due scatoline con i glossini piccini picciò, che però non usiamo mai, sono troppo carini. Un peccato. E poi c'è una cosa per le sopracciglia. Poi c'è i rossetti, che sono Kiko, questo me l'ha regalato lei per Natale. Non si vede. Va bene così, perché non ve l'ho fatto mai vedere. Qua ci sono le palette che piccoline che vanno usate perché stanno per scadere. Qua ci sono i lucidi a labbra corti, le confezioni piccole, le confezioni lunghe con i matitoni di Kiko, le pinzette. Questa è la cipria che abbiamo mischiato, due cipre, una troppo scura e una troppo chiara. E nella scatolina delle spugnette, poi ci sono i pennelli, sempre la scatolina del detersivo e la cassettiera. Qua ci sono i burri cacao e le basi per le labbra. Qua ci sono gli ombrettini di Kiko, abbiamo fatto il conto oggi, sono 26 ombretti in tutto. Quelli due, cioè quello blu, quello viola e verde, quello super trasformato, luccicoso e tutto. Poi ci sono, non so cosa sia, polvere libera, la polvere libera. Qui ci sono un ombrettino di Kiko e quello di B-Chic che abbiamo preso con le confezioni natalizie, ci arriverò, gli ombretti di Essence, questo che è vecchissimo, l'Helix, sempre gli ombretti in mano,
correttori e basiocchi. Ma non so cosa, a chi li mostri, perché non si vede niente. Ma quando li metti tutti indietro verso di te non si vede niente. Vabbè, prendete l'idea. Non è importante. C'è i pigmenti di Essence, poi gli eyeliner di Aria e la matitina di Bichic e il la tinta labbra che ho fatto io. Oggi, stasera prendo le parole. Quando è che non le perdi? Giusto, è vero. Qui ci sono gli ombretti in crema. Elf, Essence, Kiko. Ma dove lo usciamo? Tanto non è importante. Ancora ombretti. In crema. In crema. Un pochino più sbilucci. Soft touch di Essence, la mousse, gli eyeliner colorati e glitter e i bastoncini di cotton fioc. Io mi sporco sempre con mascara e gli altri ombretti di Essence, Kiko e Moa. Poi dirà lo fai te, lo tengo io, quale? Più comodo. Allora qua ci vedi? Aspetta, si è spostato un attimo, ecco. Io mai. Allora, qua abbiamo gli illuminanti, che sono Essence e Elf. Qua abbiamo, bella questa mi piace, la cifra di a mosaico di Essence, che però è brillantini, quindi illuminante per forza. Poi abbiamo i blush, Kiko, Mua e Essence e Neve. Che me l'ha regalato lei per Natale. E Catrice. Poi qua abbiamo altre palettine piccoline da finire, soprattutto quelle davanti. Sì. Poi qua abbiamo tutti i matitoni occhi, che sono Kiko, Sephora, Astra, Catrice, di tutto. Poi qua abbiamo lo spazzolino per le sopracciglia, il mio correttore che è finito, quasi finito, mascara, tre colorati, il resto sono tutti neri. E quello di Kiko, il top coat, via. Poi qua abbiamo una lametta, tutte le matite che abbiamo, okay, divise labbra per colore, sì. Insomma, più o meno abbiamo cercato di metterle insieme. Poi abbiamo, vabbè, qua due creme. Cotton Fioc, campioncino finito, il mio correttore. E poi cassettini, dove abbiamo messo... Qui ci sono tutti gli smalti dal nero al lilla. E di là ci sono quelli dal rosa al bianco. Poi abbiamo i cassettini qua. Qua abbiamo il, si vede, fondotinta di Shaka che non so come usare. E una giarrina di Kiko dove ho messo la cifra bianca. Poi. Ciao. Qua abbiamo tutti i rossetti. Così, e i luci da labbra, che però usiamo un po' pochino. Raramente. E qua abbiamo tutti gli eyeliner in gel, compresi di Make Up For Ever, Maybelline, Essence e Project. Se non avete visto il video, guardate il video su come abbiamo scoperto di avere Make Up For Ever. Poi di qua abbiamo. Davvero, io me li sono dimenticati. Ora cascano tutti. L'hai fatto apposta. Ancora ombretti in polvere libera, sono che sono quelli di Shaka. Laggiù ci sono dei glitterini e questo è uno che ho creato io. Grigio molto carino. Qua abbiamo il rosso per fare il sangue ad Halloween. E che uso anche come rossetta e i pennellini che non usiamo, no. Poverini, sono per niente. Qua abbiamo una cipria bianca, un'altra cipria e un'altra cipria senza cipria e poi sono venite.
Ma perché quella è... devi trovare la tonalità giusta. Ma qua abbiamo il mio specchio, il cestino pieno, e poi ieri sera abbiamo messo un po' in ordine i cassetti in attesa di riempirli. Speriamo più tardi possibile. Allora, il primo cassetto, si vede qualcosa? Sì, sì. Abbiamo i cerotti di cerchietti passate, la pinza, e poi qua abbiamo le due terre. La cipria che Ambra non usa per ora, perché usa quella là. La mia cipria, dei campioncini da usare immediatamente. I due temperini e un illuminante che però aspettiamo prima di finire. Sono i sopra del, i coperchi della Glossy Box. Sì, 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 notano, eh. Abbiamo dei cassetti, un pochino. Guardate, questo è vuoto. Questo che cos'è? Tutto tranne quello che interessa al make up. Poi qua, ecco, questo è diventato più interessante. Alla scatola della Lady Win, prodotti su cui fare la review, i laccini della Glossy Box e Shangombe, delle trussine, qua ci sono dei pennelli che non usiamo perché sono veramente scarsi, e qua dei prodotti vuoti che vogliamo riusare, come tipo il brush bla. Stasera non parlo io. Brush cleanser via della Kiko, vogliamo usare lo spruzzino. Questo è un cosino di bifasico di Sephora. E poi vabbè, il barattolo della Lush, perché dobbiamo tenerli, perché a 5 barattolini neri che porti ti dovrebbero regalare una crema. Sì. Poi ci sono le palette. Aspetta. Ah, giusto. Il palette. Questa Rolanne, queste le abbiamo create noi, H&M Slick, Deborah e due di Pupa. Poi là abbiamo cosacce, scatoline dell'Ikea per il fimo, con i brillantini e le microperle, per Ilaria, e i lucchetti che mi ha regalato per il compleanno la mia mammina. La scatola degli smalti, no, dove abbiamo le basi e tutte quelle cose lì. Ancora un residuo di Natale, vabbè. C'è questo qua, mobilino. E tre cassetti sono dei. Quelli sopra sono i miei braccialetti. Pieni. Insomma, di scatole. Allora, qua abbiamo le creme tipo Shein, Nina, insomma tutte quelle da usare o mezzi aperti. Senso che però stiamo usando altri o ci davano l'aria messa da su. Più probabile. Tipo quelle della bottega verde per i piedi, il profumo per i capelli, l'introgermina, serve sempre. E basta, niente. Poi sotto abbiamo ancora da riempire totalmente profumi e deodoranti, sono essence Adidas, due deodoranti della Garnier, acqua di more solido solido e acqua di more spray dell'Erbolario. E poi traballa, ma non è tanto tempo. È sempre traballato. Qua ci sono le creme solari e gli anti zanzare. Eh sì. Quindi di che? Dai, siamo state tranquille. Sì, siamo brave. Non abbiamo. Noi siamo molto orgogliose della nostra postazione. La continuiamo a cambiare. E il tempo sta scadendo, quindi vi salutiamo. Sì, per favore. Sarà meglio. Ciao.